Secondo lei, quali sono i migliori strumenti per fare cultura, per vincere una sfida di un progetto simile? Innanzitutto sono più che d'accordo sul fatto che Siena possa essere candidata a città della cultura. Io ho dei ricordi bellissimi di Siena perché sono venuto tantissime volte, avevamo il nostro dottorato di logica, il primo in Italia. Quindi per anni i logici di tutta Italia si convenivano a Siena ed era già un tentativo di iniziare, non dico a farne una capitale della cultura, ma a cominciare a fare dei centri. Quindi assolutamente continuate e speriamo che ce la facciate. Il modo migliore per diventare capitale della cultura è quello di capire che di culture ce ne sono tante, che sono tutte collegate fra di loro, ci sono tante culture con la C minuscola che formano una cultura con la C minuscola. Quindi non dimenticatevi naturalmente della cultura scientifica, perché non c'è soltanto la cultura umanistica, non ci sono soltanto le arti, che sono ovviamente quelle di cui tutti noi fruiamo, la letteratura, la scuola, la musica, ma c'è anche la matematica, la fisica, la chimica, la biologia, e tutte insieme effettivamente possono contribuire a far diventare una città, appunto, capitale della cultura, ma poi soprattutto possono contribuire a far diventare noi uomini di cultura. Grazie.